Ed eccoci con Enrico Donati, giornalista e tifoso che ormai conoscete, a commentare Albissola Arezzo, giocata tra l'altro in un campo sintetico ancora una volta, stavolta è quello dell'Entella, e l'Arezzo ha sofferto alla fine anche quello perché un po' di crampi sono arrivati nel finale e in buona parte secondo me sono dovuti proprio al campo sintetico nel quale non ci si abitua mai abbastanza a giocare se non si è la squadra del posto, diciamo così. Nel caso specifico abbiamo un po' ripetuto, non so se sei d'accordo Enrico, la partita di Arzachena, nel senso che la squadra nel primo tempo sembrava giocare contro i dilettanti o poco più, e nel secondo tempo è riuscita a complicarsi la vita al punto che ha rischiato di pareggiarla. Siamo nati per soffrire noi tifosi amaranto, anche partite che sembra vadano bene, che si possano vincere, non dico mani basse, ma con facilità, poi alla fine ce le complichiamo e bisogna soffrire fino alla fine. Hai dato un elemento su cui riflettere, quello appunto sui campi di alcuni giocatori alla fine, ma io ci aggiungo anche che siamo arrivati alla terza partita in 8 giorni e poi finalmente appunto una bella partita comunque, a parte la sofferenza finale, in un campo sintetico che è sempre rimasto ostico ai nostri colori. Avevamo strappato la vittoria soltanto a Gozzano, o meglio a Vercelli con il Gozzano, non meritandocela completamente, bisogna essere obiettivi. Perso a Vercelli, pareggiato a Pontedera, oggi diciamo che si può essere soddisfatti. Anche se, ripeterò, era una partita da 3-0 per noi, è finita 1. Sicuramente andava chiusa prima. Tra l'altro un rigore dubbio che ci è stato assegnato, diciamo che il calcione Rolando l'ha preso, ma il difensore stava calciando il pallone e lui ha messo il piede davanti. Però lì la malizia di Rolando, che secondo me ha giocato bene, si sta integrando bene nei ranghi. Sì, con qualche errore nell'ultimo passaggio, nel tiro, abbiamo visto diversi errori di Rolando, proprio non tanto, è stato buono nella posizione, nel modo di approcciarsi, di approcciare la partita e anche nell'andare in profondità in diverse situazioni. Poi però quando si è trovato al momento decisivo ha sbagliato spesso. Magari è più abituato rispetto ai nostri che hanno cominciato all'inizio con l'Arezzo, perché appunto fino a poco tempo fa giocava col Gozzano, quindi nel sintetico di Vercelli, mi viene da pensare. Si dice spesso che Cutolo, diciamo a 35 anni, forse non dovrebbe giocare tutte le partite. In realtà è sempre migliore, gioca bene, anche oggi ha giocato una partita notevole, era sempre presente in ogni zona del campo, ha provato mille volte a tirare, abbiamo trovato anche un buon portiere contro, perché in una di quelle mille volte Cutolo aveva fatto veramente un bel tiro Poi la scrolla spesso la rete, insomma questo è un dato essenziale per l'attaccante. E anche i rigori c'è da segnarli quando te li danno. Non è che avrà fatto bene l'area di casa, che Cutolo ha giocato a Chiavari per tanto tempo, probabilmente quell'area lì fa particolarmente bene. Speriamo che continui così fino alla fine del campionato. C'è da sperarlo. In più c'è da dire un'altra cosa, che Brunori sta facendo sempre bene, ultimamente ha ricominciato a segnare, mentre prima si era un po' fermato da quel punto di vista, ma il ragazzo è veramente forte. E poi ha sfatato quello spettro che poteva aleggiare, quello di mercoledì scorso di fronte al portiere della Juventus Nocchi, con quella specie di pallonetto che poi era uscito, questa volta si è trovata tu per tu con il portiere, però l'esito fortunatamente per noi, i nostri colori, è stato diverso. In effetti quel pallonetto non era un pallonetto, era un tiro laterale sul portiere, ma in effetti è stato sbagliato, quindi lì c'è poco da fare, è stato un errore anche piuttosto pesante, però bisogna dire che anche lì prima aveva segnato procurandosi il gol da solo praticamente. E anche quell'errore è avvenuto su un'occasione creata da lui, perché ha creduto in un passaggio indietro della Juventus, assolutamente, cosa che non molti avrebbero fatto.
Noi ci ricordiamo di Moscardelli che ci credeva nei passaggi indietro. Anche oggi, per la verità, tra l'altro, il gol di Dunori è scaturito da un errore a centrocampo di un loro mediano, mi sembra. Ma gli errori si fanno, l'ha fatti loro e l'ha fatta la rete. Quando sono più errori degli altri che ci consentono di segnare, sono più gravi ancora. Diciamo che gli errori, si vedeva la differenza tecnica tra le due squadre. Sì. E la maggior parte degli errori l'ha fatti la propria scienza. La Bissola, che indubbiamente a livello proprio tecnico di base, diciamo, vale molto meno dell'Arezzo. Questo è stato chiaro durante la partita. A me è sembrata peggiore anche della partita disputata a ottobre qui ad Arezzo. Voglio ricordare che avevamo segnato soltanto quasi in conclusione di partita con Persano, che si era alzato dalla panchina e l'aveva messa dentro. Questo giro c'è stata una superiorità lampante dell'Arezzo, e appunto colpa nostra che non si è chiusa prima. E tecnica e anche tattica, perché loro hanno saputo solo difendersi finché non hanno preso il gol, mai uscendo dalla propria area, quindi non ci permettevano di entrare. Tant'è vero che noi abbiamo tirato molte volte da fuori, sapevamo che c'era questo problema e abbiamo provato spesso a bucarli da fuori, ma il portiere era in forma e quindi non è stato così. Ma anche quell'attacco così decantato, Martignago, sì. Kais e l'altro è Cisco, quello delle giovanili. Kais ha fatto una figuraccia, è stato sostituito perché sì, effettivamente non ci cavava niente, diciamo la verità. Sì. La nostra difesa ha preso gol soltanto nel momento in cui siamo stati sufficienti. Esatto. Abbiamo pensato che la partita fosse già chiusa sul 2-0 con una Bissola che non faceva niente, diciamo la verità. Avevamo sfiorato da poco 3-0. Eppure è una cosa che ci è capitata altre volte, bisogna sapere che non ci si può rilassare, perché se ti rilassi contro una squadra che ha fatto 3 risultati utili nelle ultime 3 partite, ha pareggiato a Piacenza. Cioè, non puoi pensare di rilassarti, perché se gli dai coraggio, se gli dai morale, automaticamente questi possono giocare quasi come te, e in un momento in cui psicologicamente sono carichi ti possono mettere in difficoltà. E poi giocavano anche in casa, se così si può dire, insomma, perché poi giocano a Chiavari, a 80 km da casa, come se noi giocassimo a Lucca, a Perugia. Ora non è, calcisticamente non è molto appropriato, però la distanza chilometrica è quella, diciamo, Lucca, va? Lucca, diciamo. Comunque è effettivamente un'anomalia anche questa, ma loro non hanno uno stadio. Ma sì, a proposito di anomalie di questo campionato, ce ne sono tante di anomalie. L'ultima si è verificata oggi e la stiamo vivendo ancora proprio adesso, al momento in cui registriamo è in corso il Propiacenza è andato a Cuneo. La partita si è giocata perché sono arrivati prima in 7, hanno fatto una lista da 7 giocatori, poi è arrivato l'ottavo e si era perso per strada il numero 10, e sono diventati 8 giocatori. Sono scesi in campo con 8 giocatori senza allenatore. Esatto. E l'allenatore è stato indicato nel capitano. Come si può paragonare quella partita a quella che abbiamo giocato noi come Arezzo contro una buona squadra? Esatto, la propria Cienza era una buona squadra e persa più o meno giustamente, ma insomma in una condizione normale, dove si giocava normalmente. Lo stesso potrebbe dire l'Olbia e qualche altra squadra che ci ha perso, naturalmente. Non è possibile, è veramente fuori da ogni logica. Ma era già fuori da ogni logica il campionato, visto che ancora c'è chi c'ha da recuperare 6 partite. Non si può, non è possibile assolutamente. Il nostro spazio si è comunque concluso. Noi dobbiamo andare in pubblicità e ci vediamo subito dopo. Grazie a Donati per la sua presenza.